Quando conta vincere, le squadre tolgono fuori il carattere. Oggi per Lazio e Milan contava vincere e hanno portato a casa i 3 punti. 3 punti fondamentali, 3 punti che rilanciano le ambizioni di qualifica, di qualificazione, qualificazione. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social che lì ci sono tutte le novità. Che dire, noi abbiamo fatto questa sfida difficile da arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. Io sono convinto che ce la possiamo fare perché siamo una bella community compatta. Io ho lanciato la mia sfida, voi vedo che l'accettate. È difficile, ma non è impossibile. Però iscrivetevi. Allora, partiamo dalla Lazio. La Lazio, dobbiamo essere onesti, non meritava di vincere la partita. Oggi il risultato più giusto era un pareggio. Però io quando dico che, per esempio, prendo ad esempio la Juve, ma oggi hanno giocato all'Allegri, oggi la Lazio, e chi mi dice di no è un bugiardo, ma prima di tutto mi sono dimenticato di fare i complimenti a Ciro Immobile, che oggi devono chiedere scusa a Immobile, fa 200 gol con la Lazio, un grande record, resterà il Ciro Immobile, può finire come finisce la carriera di Immobile, però su una cosa i laziali possono stare tranquilli: se da una parte i romani hanno Francesco Totti, dall'altra parte i laziali hanno Ciro Immobile. Una partita brutta, una partita sporca, dove se andiamo a vedere pure un po' di statistiche, la padrona della partita è stata il Feyenoord, 70% di palla di possesso, 60% di possesso palla del Feyenoord contro 40, tiri 9-12, tiri in porta 1-3. Il Feyenoord, dobbiamo essere onesti, meritava il pareggio, però oggi la Lazio ha dimostrato che ha carattere, oggi la Lazio ha dimostrato di essere squadra. Io sinceramente pensavo che oggi la Lazio non andasse oltre, perché fra 4 giorni c'è il derby, ma questo è un mio pensiero, questo è un pensiero dei tifosi, ma non un pensiero dei giocatori. Oggi i giocatori hanno difeso, io ho visto Immobile andare nella propria area a difendere, Felipe Anderson andare nella propria area a difendere, perché oggi i giocatori volevano la vittoria. Lasciate che ce l'avevano a morte con gli olandesi, per quello che hanno fatto gli olandesi in Olanda, però oggi, torno a dire, oggi ho visto una Lazio operaia, senza offendere nessuno per la parola operaia, una Lazio che ha cercato il gol, l'ha trovato nel momento, forse ha trovato il gol nel momento che non se lo meritava. Però quelli là sono i gol di Immobile, perché lancio di Felipe Anderson, Immobile gioca sulla linea del fuorigioco, frega la parte difensiva del Feyenoord e fa il gol dell'1-0. 200 gol con la Lazio. E che dire? Cosa dobbiamo dire? Complimenti alla Lazio. Oggi, oggi il bel gioco... Oggi coloro che fanno la bocca del bel gioco non conta un cazzo. Oggi contava portare 3 punti a casa. La Lazio ha portato 3 punti a casa. La Lazio in questo momento ha il destino nelle sue mani. La Lazio la prossima partita ce l'ha col Celtic in casa e l'Atletico ce l'ha fuori casa col Feyenoord. La Lazio ha il destino nelle sue mani. La Lazio, se vince, e deve vincere col Celtic in casa, e augurarsi che il Feyenoord non vinca con l'Atletico, stiamo parlando di una Lazio qualificata ai quarti. E allora...
agli ottavi, scusate. Allora, il bel gioco che non c'è stasera, chi se ne frega? Vediamo la classifica del girone. Abbiamo l'Atletico Madrid a 8, la Lazio a 6, il Feyenoord a 6, il Celtic a 1. Si può dire che il Celtic ha ancora una minima speranza, proprio minima, per qualificarsi in Champions, invece ha una speranza di qualificarsi in Europa League. Però io penso che qui il destino è segnato, signori miei. L'Atletico vincerà il girone, sperando che la Lazio vinca la partita o il Celtic la prossima giornata, perché se la prossima giornata va come vi dico io, Celtic, Lazio vince il Celtic e il Feyenoord non fa punti o non vince contro l'Atletico, parliamo di una Lazio qualificata con una giornata d'anticipo agli ottavi. E andiamo all'impresa di giornata. Cosa dobbiamo dire? Un Milan che va sotto oggi ha giganteggiato contro i miliardi del Paris Saint-Germain. Le formazioni le mettiamo a confronto: il Milan, Meignan, De Hernandez, Tomori, Ciao, Calabria, Reyers, Musa, Loftus-Cheek, il migliore in campo. Questo Loftus-Cheek, il migliore in campo. Leao, Giroud, Pulisic. Peccato che Pulisic oggi forse ha fatto la sua partita peggiore da quando è al Milan, però poi l'abbiamo capito, non stava bene perché poi è uscito per problemi fisici. Dall'altra parte, il Paris Saint-Germain, si presenta con Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Emery, Urjan, Vitinha, Dembélé, Colomboni e Mbappé. Uno squadrone. Il Paris Saint-Germain si è portato in vantaggio grazie a Skriniar, perché un colpo di testa perfetto di Marquinhos sgrancia a Skriniar, tutto solo che colpisce, fa il gol dell'1-0, festeggiato da interista, però oggi gli è rimasto in quel posto, perché oggi prendere, segnare e alla fine essere il peggiore in campo ce ne è dovuto combinare una peggio di Bertoldo. Allora Skriniar, com'era quella canzoncina non la canti più, ma il Milan non si demorde. E per la prima volta Leao si prende sulle spalle il Milan, fa un'azione pazzesca, prende il pallone, riparte, la passa a Giroud tira, miracolo di Donnarumma, e Leao di rovesciata, possiamo chiamarla come volete, ma è stata una rovesciata, riesce a fare gol dell'1-1. E qui si vede il carattere del Milan, e da questo momento in poi è sceso in campo Loftus-Cheek, che è stato davvero ha giganteggiato contro i giocatori del Paris Saint-Germain, non lo riuscivano a tenere. Se il problema di Loftus-Cheek è un grandissimo giocatore, il problema di Loftus-Cheek è proprio la condizione fisica. Loftus-Cheek è un Dybala, fortissimo giocatore che sarebbe titolare in qualunque big europea, per il problema è la tenuta fisica. Loftus-Cheek è rimasto fuori quasi 2 anni per infortunio, e al Milan l'abbiamo visto, fa delle partite pazzesche, però il problema è proprio la condizione fisica. Nelle ultime 4 giornate addirittura ha dovuto saltare 4 partite, però se sta bene davvero devastante. Poi a inizio secondo tempo lo stesso errore che ha fatto la difesa del Milan a Parigi, oggi l'hanno fatto quelli del Paris Saint-Germain, perché c'è stato contatto Hakimi, Leao, la difesa dorme del Paris Saint-Germain, Theo la mette nel mezzo, ma qui è stato bravo Theo, il tanto Theo criticato è stato bravo a non fermare l'azione. Cross in aria, Giroud si mangia Skriniar. Ecco perché vi dico che Skriniar, oltre il gol, è il peggiore in campo. Si mangia Skriniar e fa gol dell'1-0, del 2-1. Il Milan poteva fare anche il 3 e il 4-0, poteva fare 2 volte il 3-0, non lo fa grazie a Donnarumma.
Oggi compleme. Oggi Piola cioè, non si può dire niente, tranne che quando decide di fare meno l'arrogante, riesce a mettere in campo una squadra giusta, e soprattutto il Milan è sceso col carattere. Se andiamo a vedere le statistiche, possesso palla, che alla fine non conta una beata minchia, scusate il termine, possesso palla 40-60, tiri 16-16, tiri in porta 8-6, attacchi pericolosi 58-141. Io mi dovete spiegare questi 41 attacchi pericolosi del Paris Saint-Germain, mi dovete spiegare questi 141 attacchi del Paris Saint-Germain, attacchi pericolosi 31-83. Sinceramente, io questi attacchi pericolosi del Paris Saint-Germain non li ho visti. Questa è la risposta contro Ibrahimovic, vi faccio io questa domanda, perché oggi ho visto i giocatori che hanno tolto le palle fuori. Questa è la risposta, che non hanno bisogno di un tutor, di un tutore, o come volete chiamarlo voi, di una compagnia, non hanno bisogno di questo. Perché ora qualcuno mi fa passare come Ibrahimovic era nel progetto Milan, non era nel progetto Milan, se no facevano di tutto di averla ad agosto. Oggi lo volevano prendere per dare un tutor a Pioli. Però signori miei, oggi i ragazzi hanno dato una risposta, non hanno bisogno di Ibrahimovic, perché se questo Milan riesce a fare una prestazione del genere contro questo Paris Saint-Germain, poi può essere il Paris Saint-Germain più scarso degli ultimi anni, però signori miei, ha fatto una grande prestazione. Complimenti, complimenti, complimenti al Milan, che ha risposto alla grande, alla vittoria del Borussia Dortmund. Vediamo la classifica. Abbiamo Borussia Dortmund 7, Paris Saint-Germain 6, Milan 5, Newcastle 4. In questo girone è tutto aperto e il prossimo turno ci dirà tanto. Il Milan ospiterà il Borussia Dortmund e qui il Milan non può fallire. Il Milan, per garantirsi un posto in Europa, non può fallire la sfida contro il Borussia Dortmund, e dall'altra parte il Paris Saint-Germain affronta in casa il Newcastle. La cosa è sicura, il Paris Saint-Germain in casa è terribile, due partite, due vittorie, ma in trasferta quest'anno è una squadra mediocre. Due trasferte, due sconfitte. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima.